Attacca Ferrara con Sormaz, 9 metri per una trattenuta ravvisata dal signor Pipitone di Pugliese su Marrocchi. Tanic, palla persa ancora da Tanic, si lamenta perché ovviamente aveva subito anche fallo dalla In. Non sono di questo avviso il direttore di gara. La palla che arriva in qualche modo a Pugliese, lamenta dalle fusine una trattenuta, solo 9 metri. La In dalle fusine per Stefanelli, scarica Pugliese che va a segno, 4-0 Mestrino al quinto di gioco. Tanic si aggancia a Stefanelli e time out chiamato da coach Brittus, assolutamente poco soddisfatto dell'inizio di gara delle sue ragazze. Ancora inviolata la porta di Ivon Dulgherova. Per quella di Ferrari trafitta per ben 4 volte in questi primi 5 minuti di gioco. Dalle padrone di casa, 2 volte con Evremovic, una ciascuna con la In e Pugliese. Occhiata anche a quello che succede negli altri campi, dove per i playoff scudetto allo scadere Pontini e Salerno sono sul 26-26. Per quanto riguarda invece la partita di Brixen, Brixen Erice al 28esimo del primo tempo, 14-18 in favore di Erice. Ferrara che comunque attacca, palla recuperata da Campagnaro commettendo fallo però. Ancora Ferrari in attacco, sottopassivo, Tanic, Sormaz, il sottomano che trova attentissima Ivon Dulgherova. Mestrino che ha la palla in mano per il più 5. Palla finisce a lato dopo il tentativo di dalle fusine. Che organizza ora l'attacco. Taglia Campagnaro. Ancora dalle fusine. La In. Scarica per Campagnaro. Che va a rete. Grandissimo schema offensivo per Mestrino. 6-26 di gioco. 5-0 Mestrino. Ora un'altra occasione Ferrara per sbloccare il punteggio, sarà Sormaz a incaricarsi del 7 metri contro Dulgherova. Va Sormaz, non lascia scampo, si sblocca Ferrara. Non siamo ormai al settimo di gioco. La In dalle fusine, Stefanelli ancora dalle fusine, scarica per la In, Stefanelli murata, ma la palla termina sul fondo campo, quindi tiro d'angolo. La In che riceve dalle fusine, la In ancora, esce Pugliese che scarica Stefanelli che finta il tiro, stavolta lo tenta ma trova il palo. Sormaz, lunghissima la palla per Ferrara che riesce a coordinarsi. Grande gesto atletico di Ferrara, ma
grandissima anche Ivon Djulgherova. Percentuale altissima questa sera per Ivon Djulgherova. La in. Stefanelli, ancora la in. Dalle fusine. Jevremovic per la in. 9 metri. Stefanelli. Palla lunga per Jevremovic. La in, perde palla. Sormaz che trova. Cerca. Non trova, cerca. Soglietti. Fuori misura il passaggio per il capitano estense, la veterana del campionato, classe 77, inossidabile Katia Soglietti. Nulla di fatto, sempre 5-1. Mestrino che attacca ora con Dalle Fusine. Stefanelli incrocia con Lain. Palla per Campagnaro che non controlla. Mestrino ha perso un po' della verve iniziale. E ora è Ferrara che si propone in fase offensiva. Tanic, Petrova. Stavolta va a rete. Rosicchia una rete. Ferrara. Fa con Stefani Petrova, 5-2. La in, dalle fusine. Sfortunata la in, dalle fusine, chiedo scusa. Aveva trovato un'autostrada davanti a sé, ma il tentativo troppo schiacciato finisce per spegnersi sulla parte interna della traversa. Sormaz, c'è Djulgherova. Ancora importantissimo l'apporto del portiere. Classe 2001 per Mestrino. Mestrino che è a secco da 4 minuti. La in, stavolta sì. È 6-2. 7 pieno di Ilaria La in. Ferrara prova a liberarsi di Jevremovic, 9 metri. Marrocchi, Petrova, Sormaz, Tanic, la palla arriva a Ferrara. Ancora Tanic per Sormaz, si alza e tira, risponde ancora Djulgherova. Che finora è l'autentica MVP della serata. Dalle Fusine, la in, finta al tiro, torna fuori da Dalle Fusine. Attacca con calma Mestrino. La in, incrocia questa palla tra Dalle Fusine e Stefanelli che riceve la palla che va per Pugliese, la perde però sotto fallo. E ancora Stefanelli. Palla lunga per Campagnaro che la dà dalle fusine, ancora per Stefanelli, veloce per Lain, la palla arriva a Jevremovic che però stavolta si fa ipnotizzare da Ferrari. Anticipo sbagliato da Lain, ma quando c'era Djulgherova in questo stato di forma la difesa si può anche concedere qualche leggero passaggio a vuoto. La speranza per tutti i tifosi di fede giallo-verde è che Djulgherova ripeta quanto fatto l'anno scorso, salvando le guerriere Malo nella finale del play-out con una prestazione clamorosa. Tanto invasione da parte dell'attacco mestrinese, quindi palla consegnata a Ferrara che attacca con Tanic.
Petrova, l'incrocio con Sormaz che si libera di Pugliese e va a segno. Stefanelli, non funziona lo scarico per Pugliese e qua graziata Julgherova da Capitan Soglietti. Mini break di Ferrara, 3-1 in favore della formazione ospite. Lain dalle Fusini, incrocia con Stefanelli, ancora Lain, si alza e tira, riesce a recuperare in qualche modo il pallone Campagnaro dopo la parata di Ferrari, lo sfondamento poi di Lain, nuovo attacco in favore di Ferrara con Tanis che spinge, 9 metri. Momento di impasse per Mestrino. Sormaz, Tanic. Due minuti a Pugliese. Quando non sapremmo come commentare. La difesa sicuramente aggressiva da parte di Pugliese, ma dubito che fosse passibile di l'esclusione. Ora power play per Ferrara. Petrova, Tanic, Sormaz. Ferrara non se la sente di andare al tiro. Ancora Sormaz che va a segno. Accorcia ancora Ferrara, 6-4. La terza marcatura di Aishanuru Sormaz. La marcatura di Tanic su Stefanelli, che va in posizione di pivot. Campagnaro dalle Fusine addomestica il pallone, la palla arriva a Stefanelli che prova a girarsi, si trova stretta tra Sormaz e Petrova. Lain con un po' di fatica riesce a scaricare dalle Fusine con l'invasione di Stefanelli. Siamo al giro di boa del primo tempo e Ferrari in mano la palla del meno uno. Sormaz, Tanic, Petrova, Soglietti. Petrova per Soglietti. Ancora Tanic, Sormaz ha un'autostrada davanti ma viene murata. Evremovic che si fa ipnotizzare da Ferrari. Potevano qua esserci gli estremi per i due minuti. È stata trattenuta vistosamente Evremovic. Non disquisisce il commissario signor Scevola con il signor Pipitone. Resta la decisione di campo, quindi solo 7 metri senza sanzione. Con Evremovic contro Ferrari che va. Evremovic va a segno, 7-4. Rete importante per Mestrino che recupera intanto Pugliese, quindi parità numerica ristabilita. Tanic, Soglietti, palla consegnata a Lain che però la perde e consente a Sormaz con un pallonetto di superare Julgherova.
sarebbe stata importantissima questa recuperata. Messina che deve gestire il vantaggio, sceso ora a sole due reti. Lain, palla tenuta viva da Campagnaro. Stefanelli, presente però Ferrari che lancia subito Soglietti. Fortunatamente per Mestrino la palla è troppo lunga per il capitano. Della Secur Fox Ariosto Ferrara. Ancora in ombra Stefanelli. Che riceve palla dalle Fusine. Campagnaro. Dai e vai. Parte Stefanelli che scarica su Pugliese. Non ravvisano fallo i direttori di gara e Marrocchi in contropiede fa 7-6. Messina deve ritrovare un po' di smalto in attacco. Stefanelli, Lain, ancora Stefanelli, si gira Pugliese stavolta, ci sono i 7 metri, ancora Jevremovic contro Ferrari, non le dà scampo Bojana Jevremovic. 8-6. Quarta rete per Bojana Jevremovic, top scorer finora del match insieme a Raishen Ursormaz, che riceve ora da Tanic. Finta il tiro. Marrocchi, alto il suo pallonetto. Questo è un errore non da Fernanda Marrocchi, che è un pivot di classe sopraffina. E che dopo Katia Soglietti, la veterana della Ariosto Ferrara. Time out intanto chiamato da Mister Andriolo. Un minuto per Gialloverdi per tirare un attimo il fiato. Intanto terminata Pontinia 26-26 con Salerno che sabato avrà alla Pala Palumbo il match point per accedere alla finale scudetto. Ma se l'avrà anche Pontinia. In caso di parità invece si andrà a gara 3. Il programma sempre a Salerno per domenica. Per quanto riguarda invece Brixen, iniziato il secondo tempo, Brixen Erice 14-20. Mentre tra qualche minuto andrà in scena a Prato, Prato mezzo corona, l'altra semifinale dei play-out. Stefanelli per dalle Fusine, Lain, Stefanelli, ancora Lain, piede giudicato volontario da parte di Petrova. Quindi sarà Mestrino ad avere il vantaggio numerico. Stefanelli, Lain, dalle Fusine, la palla lunga per Jevremovic, che spreca una ghiotta occasione.
Non abbiamo capito dalla postazione se fosse sfuggita il pallone dalla presa, perché il passaggio sembrava troppo violento per essere un passaggio, ma non era neanche indirizzato in porta. Sormaz, Marrocchi, Tanic. Tanic trova il classico cilindro del cappello. Dalle Fusine rallenta. Stefanelli, Pugliese a segno, 9-7. Ferrara, Sormaz, Tanic, Marrocchi, si gioca l'extra player, coach Britos, porta sguarnita, attacco in parità numerica, con Manfredini che riceve da Sormaz, Marrocchi, Tanic per Ferrara, si libera di Jevremovic, ma c'è ancora una super Ivon Dulgerova. Stefanelli, Lain, ancora Jevremovic, stavolta a segno, torna più tremestrino, 10-7. Sembra prima che raggiunge la doppia cifra. Ventiduesimo di gioco, 8 minuti al termine del primo tempo. Palla persa da Marrocchi che lancia Lain in contropiede, occasione ghiottissima, sfumata. Con Ferrari che si carica, e sappiamo quanto può fare la differenza. La Ferrari carica, la palla persa ancora da Marrocchi. Palla domesticata da Stefanelli, la dà a Campagnaro, angolo ancora a Ferrari, la raccoglie dalle Fusine e guadagna 7 metri. Sarà ancora Bojan Jevremovic a presentarsi dai 7 metri. Frettissima Bojan Jevremovic, 11-7, 100% dei 7 metri. Nel momento peggiore di Mestrino esce fuori Bojan Jevremovic, 23-12, 23-12 nel secondo, primo tempo. Ancora palla persa di Ferrara, in bambola. Sa per niente soddisfatto coach Britos. Altra palla persa dalle sue ragazze. Campagnaro, ancora niente da fare con Ferrara, che con Ferrari che si oppone. Questi sono errori che alla fine dei conti potrebbero anche pesare. Bisogna massimizzare le opportunità. Tanic, 9 metri. Sei minuti al termine del primo tempo, Mestrino 11, Ferrara 7. Ferrara in mano la palla del potenziale meno 3. Suglietti, Tanic, sfida Lain, la disturba quel tanto che basta per concedere solo 9 metri. Sormaz, la palla arriva a Marrocchi che va a segno, 11-8. Stefanelli, Lain, dalle Fusine,
lascia Stefanelli. Palla Pugliese, va a segno anche Carlotta Pugliese, 12-8. Sta giocando molto bene Mestrino questa sera. Peccato per quelle occasioni, chiamiamole tra virgolette facili. È facile dirlo da una sedia, meno facile in campo, ma chiamiamole ghiotte occasioni che Mestrino non ha sfruttato. Richiamate Marrocchi, Stefanelli e Campagnaro dal signor Simone Brandi. Tanic, Soglietti, ancora Tanic che sfida la in, la palla arriva a Jevremovic e qua arrivano i due minuti per Irene Stefanelli. Difesa aggressiva su Marrocchi. Petrova, Tanic, Sormaz, palla lunga per Ferrara che però non, per Lobiundo che però non controlla. Regalo per Mestrino. Jevremovic dalle Fusine per Pugliese, ancora dalle Fusine, prova a incunearsi tra Sormaz e Marrocchi, 9 metri per Mestrino, 3 e mezzo al termine del primo tempo. Campagnaro dalle Fusine, marcatura uomo di Lobiundo su Lain. Jevremovic che si prende l'onere di sfidare Marrocchi, 9 metri, la in, spinta dalle Fusine, la palla a Pugliese solissima, ma ancora una volta Ferrari si oppone sul rovesciamento di fronte, la in che si immola su Soglietti, Sormaz si libera di Pugliese, ma ancora Dulcherova, Marrocchi, 7 metri. Ora Sormaz contro Dulgherova, la rete, la giocatrice turca classe 2000, arrivata nel mercato invernale per sostituire Sandra Radovic, migrata al Pontina. Dalle Fusine, Stefanelli, ancora dalle Fusine per la in. Perde palla la in, ma la recupera Campagnaro, Stefanelli, ancora la in, commette infrazione di passi. Lobiundo in contropiede, trova la rete del meno 2, la in doppia cifra anche Ferrara. ...28 minuti 20 secondi di gioco. Jevremovic ha un sacco di angolo, il palo. Questi sono errori che si rischia di pagare cari. È un po' il leitmotiv del campionato di Mestrino. Squadra che ha creato tantissime occasioni, ma ne ha concretizzate molto meno di quelle che sarebbe stato lecito attendersi. Un minuto al termine del primo tempo. Mestrino che deve gestire un vantaggio di 2 reti, 12-10. Da in, Jevremovic per dalle Fusine, Campagnaro dalle Fusine, esce Pugliese per Stefanelli. La in, ancora una parata di Elisa Ferrari.
che regala ai propri compagni l'ultimo attacco del primo tempo. 25 secondi all'intervallo. Gira palla Tanic, Petrova, ora Tanic, palla per Petrova, che trova un'azione solitaria a 10 secondi dal termine. Dalle Fusine, Campagnaro, e va al segno, e torna più due Mestrino. Nel momento più difficile Elisa Campagnaro riesce a riportare Mestrino a più due. Primo tempo, grandi emozioni, meglio Mestrino all'inizio, meglio Ferrara poi. Ma giallo-verdi che sembrano finalmente sul pezzo questa sera. Tutto rimandato ai prossimi 30 minuti. Per noi, per le ragazze, per noi 10 minuti di pausa. A tra poco. Chi va a prendere il secondo? Vado io. Ciao Daniele, cosa mangiamo oggi? Pollo e patate. Pronti? Un pollo appena sfornato per te, Daniele. Grazie Andrea. Ali Supermercati, sentirsi a casa.
Chi va a prendere il secondo? Vado io. Ciao Daniele, cosa mangiamo oggi? Pollo e patate. Pronti? Un pollo appena sfornato per te, Daniele. Grazie, Andrea. Ali Supermercati, sentirsi a casa. Di nuovo in diretta dalla Palalissaro di Mestrino. Termina l'intervallo di Mestrino Ferrara, punteggio di 13-11 in favore delle padrone di casa. Primo tempo interlocutorio con un buon Mestrino a sprazzi, che ha creato molto ma ha anche sprecato tanto. Ha dato atto che anche Ferrara ha creato molto, ha trovato sulla sua strada un'ottima Dulgherova. Si riprende a giocare. Mestrino che ora avrà l'onere e l'onore del primo attacco del secondo tempo. Jevremovic, Lain dalle fusine, Stefanelli dalle fusine per Lain, scambio di terzini mestrinesi, Stefanelli, Jevremovic, Stefanelli sgancia per Pugliese, palla persa da Lain che lancia lo biondo in contropiede, ma ancora Dulgherova che toglie le castagne dal fuoco alle sue compagne. Dalle fusine, Jevremovic, più 3 Mestrino, 14-11. Settima marcatura per Bojana Jevremovic. Tanic, Petrova per Sormaz. Si chiude la difesa mestrinese, recupera palla Pugliese, 9 metri l'opposizione di Tanis su Pugliese, che ha cercato di servire dalle fusine. Campagnaro dalle fusine attacca ora con calma Mestrino per cercare il punto del più 4. Stefanelli dalle fusine, ancora Stefanelli per Lain,
considerato uno sfondamento contro Jevremovic, pare. Quindi ancora Ferrari in attacco con Marrocchi che prova il pallonetto su Dulgherova. Appena corto, Dulgherova riesce ad accalappiare il pallone. In stato di grazia Ebon Dulgherova questa sera. E Dio sa quanto ce n'è bisogno per Mestrino. Lain dalle Fusine. Pugliese. Stefanelli. Prova il servizio per Pugliese. In maniera molto furba batte velocemente 9 metri. Difesa disattenta per Ferrara e Campagnaro, pur con qualche brivido, la mette alle spalle di Elisa Ferrari. Lo Bundo, il pallonetto si spegne sul palo. E ora Mestrino deve approfittarne. Jevremovic, Lain, Stefanelli per Dalle Fusine. Lain, Stefanelli, incrocia con Dalle Fusine. Prova il doppio appoggio Dalle Fusine che si infrange sul muro, ma la palla le ritorna in mano. Un po' di fortuna che non guasta mai. E Mestrino va a più 5. Soglietti sul primo palo di Dulgherova. Non ci arriva stavolta. Stefanelli, dalle Fusine, incrocia con Campagnaro. Stefanelli prova a incunearsi nella difesa ospite, guadagna 9 metri. Lain va da Stefanelli, incrocia con Dalle Fusine, lascia Pugliese che ha angolo e spazio, e fredda Ferrari, 17-12, e torna a farsi sentire il pubblico del Palalissaro. Tanic, Petrova, Soglietti addomestica il pallone, riesce a girarsi su Dalle Fusine. Due minuti che sembrano esagerati. Mestrino che dovrà soffrire per due minuti in inferiorità numerica, situazione che a Mestrino quest'anno ha detto bene più di qualche volta. Speriamo che sia anche questo il caso. Stefanelli, 9 metri. Scorre il tempo. Stefanelli, Lain. Metri battuti da Pugliese. Campagnaro, Lain prova ancora a sfidare Marrocchi. 9 metri sotto passivo. Lain prova, lei trova l'incrocio dei pali, la palla che però si spegne sul fondo. Ok per Sormaz. La sfortuna di incrociare il polso di Lain che aveva appena scoccato il tiro. Tanic, Sormaz, ancora Lain. Petrova, Tanic perde per un attimo il pallone, lo recupera Sormaz, prova
un doppio appoggio che trova il palo e poi la palla che finisce in grembo a Ivon Dulgherova. Conta come parata. Un'altra nel carniere di Ivon Dulgherova, questa sera quasi insuperabile. Pugliese, Stefanelli, ancora Pugliese, crocia con Lain, Stefanelli, palla lunga per Jevremovic, che però non trova la rete, attenta stavolta Ferrari, e Ferrara che cerca di portarsi in proiezione offensiva, la palla persa da Tanic, arriva Soglietti, ma stavolta c'è ancora Dulgherova che invita Soglietti a tirare sul primo palo. E poi con una zampata riesce a stoppare la conclusione di Katia Soglietti. Pugliese, Lain, lascia Stefanelli che va larga. Palla persa ma recuperata da Jevremovic con Pugliese che si gira. Due minuti a Fernanda Marrocchi. Rea di una difesa aggressiva, troppo aggressiva, non regolamentare, secondo il direttore di gara, su Pugliese. Dalle Fusine, la palla arriva a Campagnaro, che ha angolo, opta per il pallonetto, che va a segno. Torna più 5 Mestrino, 18 a 13. Ancora extra player per Ferrara. Coach Britos manda in campo Manfredini che agisce da pivot. Petrova, Sormaz, 9 metri. Tanic sfida Stefanelli. Tanic, il palo però, il fallo di Lain. Fasi concitate di gioco. Sarà ancora Sormaz contro Dulgherova. E stavolta Dulgherova la prende. Ipnotizzata Aysenur Sormaz. Che partita di Ivon Dulgherova. È arrivata a Mestrino per sostituire un mostro sacro come Francesca Lucchin. Con i dovuti distinguo, grandissima stagione di Ivon Dulgherova. E finalmente si sblocca Irene Stefanelli. Palla Lissara, una bolgia. Ce l'aveva intuito Dulgherova contro Petrova. Diciannove a 14. Entra in campo Fernanda Marrocchi. Chance per Gloria Chiarotto. Per il power play, per l'ex player di Mestrino. Stefanelli, gioco passivo, Jevremovic prova a scavalcare il muro composto da Sormaz e Marrocchi. Ci proverà dalle Fusine, prova
a sorprendere Ferrari, che riesce in qualche modo a mandare la palla sul fondo. Nuovo attacco di Ferrara. Tanic, Petrova, ancora Tanic per Sormaz. Palla chiara a Ferrara che non trova lo specchio della porta. Danni limitati per Mestrino in questo periodo di inferiorità numerica. Rientra la in. Siamo all'undicesimo di gioco nella ripresa. Punteggio di 19 a 14 in favore di Mestrino. Stefanelli, Campagnaro, dalle Fusine. Ancora Stefanelli. Scarica dalle Fusine, che torna da Stefanelli. E Tanic si guadagna due minuti in panchina. E due minuti anche a Soglietti, evidentemente proteste. Mestrino che ora deve massimizzare la doppia superiorità numerica. Lain dalle Fusine. Ancora Lain, si schiaccia sulla destra Mestrino. Dalle Fusine, Stefanelli. La finta per Campagnaro, ma poi va dentro lei, Irene Stefanelli, e fa 20 a 14. Con un morbido pallonetto ai danni di Elisa Ferrari. 20 a 14. Porta sguarnita. Si gioca l'extra player Coach Britos. Palla recuperata da Campagnaro. Dalle Fusine. Lain. Il rigore. Dopo la parata di Ferrari. Punita l'intervento di Sormaz. Fasi talmente concitate che anche noi, e ci scusiamo con il gentile pubblico, facciamo fatica a dare un resoconto preciso e dettagliato di quello che sta succedendo in campo. Ammonizione in arrivo per Mister Britos. Avuto da discutere con il commissario federale, il signor Roberto Scevola. Ancora Evremovic, stavolta però sporca il suo score dai 7 metri. Palla sul palo. Attacca Ferrara. Petrova, Ferrara, Sormaz, Marrocchi, Sormaz, Petrova, nulla di fatto, erroraccio di Dulgherova. Che consegna la palla a Ferrara con Sormaz che fa 20 a 15. Evremovic, c'è Ferrari. E ora attenzione, superiorità numerica gestita
maluccio da Mestrino, poteva fare molto molto di più. Petrova, Sormaz, Tanic, in due minuti è l'aria Lain. Seconda esclusione per Ilaria Lain. E Petrova contro Dulgherova. Va a segno Stefani Petrova. Momento difficile per Mestrino, allora mister Andriolo chiama giustamente il time out. Guarda, di nuovo in campo, 14 di gioco nel secondo tempo, 16 al termine dell'incontro, Mestrino 20, Ferrara 16, partita che si è scaldata dal nulla, sono fioccati i due minuti da una parte e dall'altra, Mestrino che può recriminare per una doppia superiorità numerica non concretizzata al meglio. Gioco passivo di Ibrahimovic. Stefanelli dovrà necessariamente provare la conclusione. Nulla di fatto. Con Ferrari in contropiede. Ma ancora di Dulgherova che dice di no a Chiara Ferrara. Prestazione mostruosa di Ivon Dulgherova. Ibrahimovic dalle Fusine, Pugliese. Campagnaro per Pugliese dalle Fusine. Ibrahimovic ancora dalle Fusine. La palla a Stefanelli che ha tempo per mirare e per frettare Elisa Ferrari. Tanic, Petrova, a segno. ...21-17... si naviga sempre con le quattro reti di scarto in favore di Mestrino. Rientra Lain, sedicesimo nella ripresa, 21-17, Lain attacca, lascia Stefanelli, Stefanelli ora gioco passivo. Lain, prova lei! Palla a lato della porta difesa di Elisa Ferrari,
Ferrari in attacco con Petrova. Di gara che hanno interrotto il gioco per pulizia del campo. Riparte il gioco con Sormaz, Tanic, Petrova, Ferrara, ancora Petrova, Tanic, Sormaz trova il varco giusto e fa meno 3. -21-18, si assottiglia il margine per Mestrino. Lain dalle fusine, Stefanelli ancora dalle fusine per Campagnaro che lascia Stefanelli, Lain ancora Stefanelli, Campagnaro, la palla per dalle fusine, posizione d'ala e va a segno. 22-18. Tanic combatte la in 9 metri. Petrova trova il varco giusto anche lei. A rivedere qua l'azione difensiva di Mestrino. 12 al termine. Lain. Dalle fusine. Stefanelli. Lain. Ancora Stefanelli che finta il tiro e poi la va a mettere alle spalle di Elisa Ferrari. Sormaz sfida Campagnaro, 9 metri. Soglietti, Sormaz, Petrova, Tanic, attenzione, l'attacco di Ferrara che continua con Sormaz, Soglietti ha spazio, ma si oppone ancora Dulcherova. Stefanelli dalle fusine, Stefanelli per Lain, Campagnaro, Stefanelli dalle fusine, ancora Stefanelli, incrocia con Lain che si accentra, vento rischioso di Sormaz su Lain. Solo 9 metri già battuti peraltro. Dalle fusine. Lain. Anche qua solo 9 metri. E arrivano i 7 metri. Ottima intesa tra Stefanelli e Pugliese. Sarà proprio la numero 3, maglia verde, a incaricarsi della battuta. Le finte di Stefanelli, ma l'opposizione. Di Ferrari. Tanic. Buona la difesa di Campagnaro su Petrova e quella di Lain su Tanic.
Soglietti predica calma. Marrocchi in appoggio, Tanic. Petrova. Non si passa. Ancora Tanic, la prende in consegna la in. 9 metri e passivo. Tanic va al tiro, impresa plastica, Ivon Dulgherova. Si fa sentire il pubblico del Pallalissaro che vede avvicinarsi un importante risultato per le proprie beniamine. Stefanelli dalle fusine, Lain, Jevremovic, gioco passivo, va al tiro Lain e la mette dentro, 24-19. Tanic, arriva il time out per la panchina e le ospiti. ...52 minuti, 17 secondi di gioco. Mestrino a più 5 con meno di 8 minuti da giocare. Questo è il momento di non mollare per le gialloverdi. Squadre nuove in campo. Saranno 7 minuti e 43 secondi di fuoco. Petrova, Ferrara, ancora Petrova, Tanic, palla a Marrocchi. Sette metri guadagnati da Fernanda Marrocchi. Ancora Petrova dai 7 metri. E si oppone Dulgherova sulla connazionale Petrova. Partita sontuosa, sontuosa di Ivon Dulgherova. Autentica MVP dell'incontro. Le ha prese quasi tutte. Grandissima Ivon Dulgherova. Il Mestrino che ora attacca per il potenziale più 6. Campagnaro. Recupera in qualche modo dalle fusine. Attacca in maniera ragionata Mestrino. Dalle fusine. Prova da sola e va a segno. Giorgia dalle fusine, 25-19. Soglietti, ancora Ivon Dulgherova. Para anche questa. Che partita sta facendo Ivon Dulgherova. Dalle fusine, la in. Ancora la in, lascia Campagnaro. Jevremovic, dalle fusine, cerca un varco, palla persa, in contropiede Soglietti, la lascia a Marrocchi. E ancora Ivon Dulgherova! Partita pazzesca! Pazzesca di Ivon Dulgherova. Non abbiamo veramente più
fiato né aggettivi per descrivere che prestazione superlativa di Ivon Dulgherova. Lain dalle Fusine intanto. Ancora Lain. Gioco passivo. Presa in consegna fallosamente da Petrova. Stefanelli per Lain. Ci mette la pezza Elisa Ferrari. 5 minuti, poco più, alla termine dell'incontro. Tanic, Sormaz, la palla persa, rallenta intelligentemente Jevremovic, che ora accelera, la perde ma sotto fallo, c'è liberissima Lain dall'altra parte, non se ne è avveduta. Bojan Jevremovic che dal 5 alla compagna, forse anche per scusarsi. Lain, Stefanelli, pugliese, ancora Lain, dalle Fusine, Lain, nuovo dalle Fusine, Stefanelli, palla per Campagnaro che l'aggancia, ma trova l'opposizione di Ferrari. E ora attenzione, Sormaz, la palla rubata da Stefanelli, Campagnaro, Stefanelli, la porta fino in fondo e non la mette. E non la mette, errore di stanchezza per Irene Stefanelli, ma passa in secondi, va a segno ed è la prima rete del match per Angelica Manfredini. 25-20, no, meno di 4 minuti al termine dell'incontro ed è sofferenza fino in fondo. Tre e mezzo al termine. Pugliese, Lain. Pugliese nel insolito ruolo di centrale, visto che Stefanelli è stata presa a uomo da Tanic. Ancora Stefanelli, prova a spingere. Time out chiamato per asciugare il campo. Oh! 180 secondi al termine. Stefanelli dalle Fusine, sotto passivo, contropiede portato a Marrocchi e ancora Ivon Dulgherova. Su questa ormai probabile vittoria di Mestrino c'è solo un nome scritto in stampatello maiuscolo ed è quello che ha sotto il numero 16, Ivon Dulgherova. Pugliese, Lain, Stefanelli ed è il colpo del probabile KO, 26-20. Tanic, Sormaz, terra aria. Si complica un po' la vita Mestrino, terza esclusione per Lain. Ed un fallo di piede volontario secondo il direttore di gara. Dopo il terra aria di Sormaz, sfortunata anche Ilaria Lain, come nella partita precedente contro Casalgrande, dove involontariamente aveva colpito sul volto Bordon. Petrova ancora, c'è Dulgherova. E time out chiamato da mister Andriolo.
Vittoria di carattere di Mestrino. Manca un minuto e 42 secondi al termine dell'incontro. Il più 6 è virtualmente inarrivabile a parte di Ferrara. La Mestrino è anche questo. E da fuori ci chiediamo come abbia fatto questa squadra, con questo gioco, con questo portiere, a doversi giocare la salvezza. Ma no, questo è lo sport, va accettato qualunque verdetto. Questa sera sorride Mestrino. Campagnaro, pugliese, marcata uomo dalle Fusine, marcata uomo anche Stefanelli, che riceve ora. La fine in fondo di René Stefanelli e mette il punto esclamativo sulla grande vittoria di Mestrino. Soglietti, Petrova sfonda la linea difensiva mestrinese, ma ormai c'è gran poco da dire in questo secondo tempo. Mestrino che vince meritatissimamente. Ultimi 50 secondi. Campagnaro, pugliese, non ci arriva Jevremovic, ma poco cambia. Non c'è comunque nessuna regola di gol in trasferto, differenza reti. Tanic va a segno, 27-22, 20 secondi al termine. Si prende tutta la calma del mondo pugliese. 10 secondi, Campagnaro, pugliese, però a spingere lei, Jevremovic, 4 secondi. E arriva la sirena, esplode di gioia il Paralissaro. Facciamo fatica anche noi a trovare le parole giuste. Non è successo molto, capirete, in questa stagione purtroppo, di provare finalmente una gioia così grande. Vittoria meritatissima di Mestrino, che guadagna un buon vantaggio in vista di gara 2, programma per sabato a Ferrara, palla Boschetto, fischio d'inizio ore 15. Nulla ancora detto in questa serie di playout, che Ferrara avrà comunque due gare in casa per poter ribaltare la situazione. Qualora vincesse Ferrara il ritorno di sabato, l'eventuale gara 3 sarebbe domenica, sempre a Pallaboschetto, domenica 7 maggio alle ore 18. L'applauso del Paralissaro alle proprie ragazze. Chiudiamo questa diretta. In tutta onestà, perdonateci, passateci la battuta, speriamo di non sentirci più fino all'anno prossimo, perché vorrebbe dire che Mestrino sarebbe salvo. Dal Paralissaro è tutto. Amici di Eleven Sports, a tutti voi una buona serata.